Transizioni personalizzate in Streamlabs OBS. Streamlabs OBS, per chi non lo sapesse, è una diretta alternativa a OBS Studio per registrazioni e live streaming. Si sbilancia più sui live streaming e in particolare su Twitch. Da queste parti, nella maggior parte delle volte, abbiamo parlato soltanto di OBS Studio, ma è giusto, a volte, andare anche dall'altra parte e parlare di qualche altro software. E oggi infatti vi parlo appunto di Streamlabs e di un trucchetto che non tutti conoscono, una funzione un po' nascosta, che ci permette con semplicità di replicare ciò che facciamo nel nostro amato OBS Studio che abbiamo dall'altra parte con un plugin. Vi ho parlato già di due plugin di OBS Studio per fare questa cosa. Uno è Transition Table e l'altro è Transition Matrix. Semplicemente questi due plugin ci permettono di scegliere l'ultimo grazie a una tabella e Transition Table grazie a un elenco, ci permettono di scegliere quali transizioni applicare da una scena all'altra. Possiamo dirgli quindi dalla scena A alla scena B fai un taglio, dalla scena A alla scena C una dissolvenza, e dalla scena C alla B ancora un taglio, e magari dalla scena C alla scena A uno scivolamento. Questa cosa su OBS si fa con un plugin, su Streamlabs invece si fa tranquillamente usando una funzionalità integrata. Vediamo come farlo in questo video. Vediamo qui che nel mio Streamlabs abbiamo già a disposizione queste tre scene che ho creato appositamente per il tutorial. Vi linko se vi interessano i video che vi ho citato dei due plugin di OBS. E torniamo sul nostro Streamlabs. Questa è l'interfaccia, se vi può interessare ci farò anche una guida completa su Streamlabs, merita davvero di finire in un tutorial completo. Ora vi accenno soltanto questo concetto delle transizioni, ovviamente questo tutorial è riservato a quelli che sanno già usare Streamlabs, bastano anche le basi, insomma. E la prima cosa che dobbiamo fare è ovviamente avere le nostre scene, in questo caso ne ho tre, bastano e avanzano, e andare sulla rotellina delle impostazioni del pannello scene. Scene. Abbiamo il tasto più per aggiungere una nuova scena, il tasto meno per rimuoverla, proprio come OBS, e poi abbiamo il tasto impostazioni per modificare le transizioni di scena. Ci facciamo un clic e accediamo a questo nuovo menu dove abbiamo due tab, Transitions, Transition e Connection, cioè transizioni e connessioni. Guardate, nel tab transizioni noi possiamo appunto andare a settare tutte le transizioni. Abbiamo la transizione globale che è un taglio, andiamo a rinominarla in taglio così almeno capiamo ciò che facciamo, quindi taglio, durata non ci interessa perché essendo un taglio non dura. Aggiungiamo un'altra transizione, in questo caso mettiamo un dissolving colore, per esempio. Il colore, per renderlo più accentuato, sarà un verde e si chiamerà appunto dissolvi al verde. Durata mettiamo 1000 e lasciamo 50 per sicurezza. Fatto, e a questo punto abbiamo già due transizioni, ne creiamo ancora una per sicurezza, ci mettiamo una dissolvenza per esempio, andiamo a chiamarla appunto dissolvenza, così poi quando andremo a connettere le varie transizioni capiremo di cosa si parla, e mettiamo la transizione dissolvi anche di 5 secondi, facciamo una transizione esageratamente lunga. A questo punto abbiamo le nostre tre belle transizioni, la predefinita è il taglio. Lasciamo una dissolvenza che il taglio mi sembra proprio molto triste. Andiamo nel tab Connections e questa è la magia di Streamlabs. Noi possiamo fare clic su Aggiungi connessione e guardate, scena iniziale vuol dire noi mettiamo nella scena che si chiama scene, che è quella con lo schermo. Mi applica una transizione dissolvi al verde andandomi nella scena GIF. Diamo fatto. E abbiamo ufficialmente
creato la stessa identica cosa che possiamo fare su OBS con Transition Table. Quindi noi gli abbiamo detto, anche se la transizione predefinita è la dissolvenza, tu per andare dalla scena che si chiama scene, che è quella con lo schermo, alla scena chiamata GIF, non mi fai la dissolvenza, la transizione predefinita, che è una dissolvenza, bensì mi sovrascrivi questa transizione con un dissolvi al verde, transizione che abbiamo creato prima da quest'altro tab, transition. Vi faccio capire meglio, creiamo un'altra connessione che mi va dalla scena GIF alla scena intro applicandomi un taglio. Abbiamo fatto, ancora fatto, e adesso guardate, siamo nella scena chiamata appunto scena. Andiamo in GIF, avete visto? Dissolvenza al verde. Ma ricordate, noi abbiamo come transizione predefinita la dissolvenza. Perché ha avuto un dissolvi al verde? Grazie al connections, alla connessione che abbiamo fatto. E adesso, andando a logica, se noi andiamo da GIF a intro ci farà un taglio. Vediamo? Ecco qui che abbiamo un taglio. Se invece vado da intro a scena, mi farà una dissolvenza molto lunga. Vi ricordate, sono 5 secondi. Questo perché la transizione predefinita è la dissolvenza. Quindi, per le scene alle quali non sovrascriverete una transizione, verrà applicata la transizione predefinita. Magari mettetevi comunque una transizione carina come transizione predefinita, lavorateci un po', usate degli stinger, e anche se per caso non dovesse funzionare l'impostazione delle connections, almeno avrete una transizione decente tra una scena e l'altra e non il banale taglio o dissolvenza. Che io, se avete notato negli ultimi video, avevo perché non mi funzionava il plugin di OBS. Io comunque vi consiglio per i video di registrare con OBS, che sì, inizialmente è molto limitato, ma potete espanderlo con un mondo di plugin, ce ne sono davvero migliaia se non milioni. E invece Streamlabs sì, ci dà più funzionalità fin dall'inizio, però non permette tanta libertà quanta ne permette OBS. Io ho sia Streamlabs sia OBS, innanzitutto per una questione didattica, quindi per me è anche importante imparare più software, così innanzitutto da potervene parlare sul canale, ma anche da poterne, anche per poterne usufruire. E oltretutto, se proprio ora volete un consiglio, io vi consiglio OBS per le registrazioni, come sto facendo io in questo momento. Questo video è stato registrato con OBS. Invece per le live vi consiglio di gran lunga Streamlabs, che secondo me, non so perché, ho sempre avuto questa impressione, è molto più adatto per le live. Vedete il tasto, anche banalmente il tasto REC, qui è piccolino, invece qui ce l'abbiamo molto grosso. Quindi secondo me Streamlabs è molto meglio per le live, e invece OBS è meglio per i video registrati. Spero che questo video vi sia stato utile, è stata così una pillolina di una funzionalità di Streamlabs. Fatemi sapere con un commento se vi può interessare una guida completa su Streamlabs OBS, una diretta alternativa a OBS Studio per i nostri video e live streaming. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato fino a qui il video. Vi ricordo che se volete vedere i prossimi tutorial e non perderveli, potete iscrivervi a questo canale con la campanella. E poi, se volete avere ancora più informazioni, aggiornamenti, link, contenuti extra e risorse, c'è il mio canale su Telegram, a chiocciola Tutorial Express. Se vi può interessare potete unirvi cercando chiocciolina Tutorial Express dalla barra di ricerca di Telegram o facendo clic sul link in descrizione. Detto questo, vi ricordo di venire a trovarmi anche su Substack con la mia newsletter su txpressyd.substack.com, dove troverete ancora più tecnologia di quella che trovate qui e su Telegram. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto!